Eccoci qua, ci dicono dalla regia che siamo live. Ciao, Sono... buongiorno. Buongiorno, ciao a tutte e tutti e benvenuti a questa edizione del Freelance Camp Online che è dedicata, come dire, a un tema da poco, la sostenibilità. Miriam, ti ricordi quando tanti anni fa a Palazzo Sì. Congressi di Ravenna parlammo, io e te tenemmo un talk sugli tenere in equilibrio tutti gli aspetti della vita dei freelance? Ecco, mi sembra che tutto questo Sì. risuoni molto. Sì, diciamo che il tema di come rendere sostenibile, no? Che si può tenere e anche in maniera virtuosa, c'è caro da sempre. Poi, chiaro, negli anni la parola sostenibilità sta prendendo sempre più, uno, sempre più importanza, e due, anche sempre più sfaccettature, perché la prima che ci viene in mente è quella ambientale, no? Però ce ne Non è sono da tante poco, altre. come Beh sì, dire. insomma, è quella abilitante per tutte le altre, probabilmente. Però sì, anche poi ci sono temi che sono diventati, anche con la pandemia, dopo la pandemia, ancora più importanti, no? Sostenere vita privata e lavoro, sostenere famiglia, insomma, rendere sostenibile, no? Tutto questo che ci gira intorno. Poi adesso è diventato, come dire, anche obbligo con tutta la parte di ESG, eccetera. Ed è interessante vedere che cosa vuol dire declinarlo sulla dimensione dei freelance, perché anche noi abbiamo un pezzetto, seppur non siamo la mega corporation con migliaia di dipendenti, anche noi abbiamo un pezzetto di ruolo in tutto questo, no? Eh sì, Quindi, sia per bello. come gestiamo in modo sostenibile le nostre carriere, sia per l'impatto che abbiamo comunque nel mondo e nella società intorno a noi. Oggi lo vedremo da molti punti di vista. E in realtà poi sostenibilità sarà un po' il leitmotiv di tutte le cose che faremo quest'anno, anche ragionando dal punto di vista della sostenibilità delle nostre organizzazioni e del freelance camp stesso. Questo sarà un tema che, spoiler, di cui parleremo abbastanza durante l'edizione dal vivo che ci sarà il 26 maggio a Marina Romea in campeggio, a cui parteciperanno le persone che sono nel club e quindi spero di vedervi in tanti e tante. Miriam, tu vieni quest'anno a Marina Romea, Ah, vero? voglia, sì, segnato, ci Benissimo, sono. sono Poi come molto. sempre arriverò in barca, no, scherzo, insomma, arriverò in modo sostenibile, quello sì, e quindi non vedo l'ora. Bene, Yes. bene. Allora, intanto adesso bisogna che ovviamente sempre ringraziamo tutte le persone e le aziende che rendono possibile l'attività del Freelance Camp, quindi i nostri sponsor. Quest'anno una new entry importante è Enel, che avremo fra poco sul palco, di cui siamo molto contenti. E poi Banca Etica, che invece ci accompagna da tanti anni e che, insomma, sulla sostenibilità e l'eticità delle nostre attività di lavoro e di azienda fa davvero tante cose da dire. E poi ci sono anche tutti gli sponsor tecnici e Super Friends, intanto tutto il mio staff di Digital Update, che senza il quale tutto questo non sarebbe possibile. Roberto Pasini, H. Calamun, che supervisiona l'immagine del Freelance Camp, Apropos, che sta facendo la regia e che ci permette di andare online di qua su StreamYard e di là su Open, dove ci state ascoltando e dove possiamo parlare nelle pause dedicate ai Networking Corner. E poi Home Exchange, un progetto molto interessante di house sharing di cui parleremo, di cui ci parlerà Antonella Gallino nell'ultimo talk. Quindi insomma, tante voci, tanti supporter di cui siamo felici e speriamo di incontrarli anche loro, anche dal vivo, durante le edizioni in presenza. E io direi che, Miriam, Sì, cosa ci resta da partiamo fare? subito. Diamo il via ai Buon, lavori. sì, via i lavori, buona giornata. E a tutta, come dire, secondo me è un messaggio bellissimo, con tutto il casino che c'è, trovare lo spazio per ragionare di cose importanti come questa, nel modello freelance camp, per cui insomma con un mix di contenuti e poi networking, penso che sia un regalo pregiato che possiamo farci.
quindi eh sì, buona. Un bel progetto davvero di cui siamo molto orgogliose, posso dirlo.